La primavera è alle porte e gli abitanti del bosco iniziano a riprendere lentamente le loro attività dopo il lungo letargo invernale. Tutto ciò ha inizio dall'acqua, che pullula di nuovi nati, come girini di rane e rospi, ma anche di salamandre. C'è un anfibio, però, molto più difficile da osservare, che in questo periodo si aggira tra le pozze d'acqua per potersi riprodurre. Sto parlando della splendida salamandrina terdigitata, o più comunemente conosciuta come salamandrina dagli occhiali. Dal corpo gracile, affusolato e dall'aspetto costoloso, questo anfibio rodele prende il nome dalla caratteristica mascherina, di colore chiaro, presente sul capo, che collega i due occhi quasi come fosse un paio d'occhiali. Il dorso è bruno, nerastro, mentre il ventre è bianco, disseminato di chiazze nere. Le parti inferiori della zampa e della coda sono invece di un rosso vivo, che talvolta si può estendere fino al ventre. Le dimensioni molto ridotte di questo anfibio lo rendono molto difficile da osservare. Infatti, la femmina può raggiungere malapena gli 11 cm, mentre il maschio giusto 8. La salamandrina dagli occhiali vive solo sugli Appennini italiani ed è l'unico vertebrato endemico dell'Italia, oltre ad essere l'unico della sua specie, è l'unica specie europea munita di sole 4 dita alle zampe posteriori. Le sue abitudini sono prevalentemente terrestri, infatti la sua vita si svolge quasi completamente tra il substrato umido del sottobosco, tra un'altezza all'incirca di 200-900 metri. L'alimentazione dell'adulto si basa principalmente su invertebrati, principalmente anellidi, molluschi e insetti, che cattura mediante la lingua lunga e appiccicosa. La larva invece si nutre di piccoli vermi e insetti acquatici che cattura con movimenti repentini del capo. Curiosità di questa specie è l'assunzione della caratteristica posa d'uncino che acquista la salamandrina se disturbata, in modo tale da inarcare la coda e rendere visibile ai potenziali predatori i suoi colori sgargianti. A differenza dei maschi che svolgono una vita quasi interamente terrestre, le femmine in questo periodo sono solite recarsi in acqua per reporre dalle 30 alle 70 uova, in pozze ferme o debolmente correnti, ma ben ossigenate. La presenza di questo piccolo anfibio sul territorio è un ottimo bioindicatore della qualità dell'ambiente. Proprio per questo, però, l'incuranza e l'incoscienza dell'uomo potrebbe portarlo presto alla sua scomparsa.